ma casualmente. Volevo fare l'architetto veramente, poi feci il medico. Le guardie mediche di notte, quando qualche paziente ci lasciava, ma insomma era aspettato e sono momenti sempre però importanti della vita. Ma molto, perché ha fatto riconsiderare un po' la vita familiare, l'uso del forno. Avevamo un bellissimo forno in casa, non adoperato per 15 anni, l'abbiamo cominciato ad operare. E poi la vita professionale invece ha creato una riflessione che ci sfuggiva. Abbiamo avuto tempo per riflettere. E poi dopo il resto, tutto il resto è un dramma invece. Ma una cosa è stata molto negativa, io sono anche un professore universitario, l'insegnamento. Quello è stato veramente, non che tutto sia sbagliato nel fare insegnamento online, però la presenza fisica è importante. Coraggio.